Gli episodi criminosi verificatisi di recente nelle campagne del Tarantino con i danneggiamenti ai vigneti e alle coltivazioni sono stati al centro della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi oggi in Prefettura, cui hanno preso parte, oltre al prefetto Guidato, i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle varie associazioni che nelle scorse settimane avevano lanciato l'allarme e richiesto il vertice, i sindaci dei vari comuni interessati e i sindacati. Il fenomeno sta assumendo toni davvero preoccupanti. Tutto il territorio provinciale è stato oggetto di questi fenomeni, da Grottaglie a Lizzano, Castellanita e adesso Palagiano. Quindi chiaramente siamo molto preoccupati, stiamo chiedendo agli imprenditori, chiunque venga minacciato, richieste estortive, di fare denuncia e quindi oggi c'è questo incontro per fare il punto della situazione. Altro fenomeno da sempre presente in agricoltura è quello del caporalato. Questo è un fenomeno diverso che è legato alle estorsioni, non sappiamo di preciso perché alcuni ci dicono che non hanno ricevuto richieste, però c'è anche l'altro fenomeno legato ai furti di attrezzi agricoli e ai furti di prodotti, così come è avvenuto nei giorni scorsi è stato preso una persona che stava rubando dell'uva. Purtroppo questo accade frequentemente e quindi per questa ragione bisogna cercare di presidiare maggiormente il territorio per evitare che questi fenomeni si possano ripetere. Gli agricoltori pertanto fanno appello alle istituzioni affinché vengano potenziati i controlli e la vigilanza nelle campagne per contrastare ogni forma di criminalità che provoca ingenti danni all'intero settore.